La seconda e pesante sconfitta consecutiva, rimediata nell'ultimo match casalingo contro il Martina, obbliga la Nocerina al risultato pieno nella delicata sfida salvezza con il Lavello. In uno stadio lorusso di Venosa dominato dal freddo, mister Zavettieri si affida al 3-5-2, con Caso Naturale e Maletic a comporre il tandem d'attacco. La novità di formazione è il ritorno tra i pali di Stefano Russo. Il Lavello di Karel Zeman, invece, si schiera con un offensivo 3-4-3, che vede in avanti il tridente pesante formato da Giovanni Romano, Maione e Puntoriere. Dopo un avvio balbettante di entrambe le squadre, la Nocerina va un passo dal vantaggio al 18esimo, con un colpo di testa di Maletic sugli sviluppi di un corner neutralizzato da Trapani in maniera miracolosa. Al 27esimo i rossoneri si rendono di nuovo pericolosi con Basanisi, ma la sua conclusione da posizione molto defilata viene deviata dal portiere. 10 minuti più tardi c'è il primo squillo del Lavello. Lancio lungo di Bramati col contagiri per Maione, che tutto solo davanti alla porta si lascia ipnotizzare dalla puntuale uscita di Russo. La Nocerina replica al 45esimo con un'azione personale di Basanisi, che libera il destro e trova l'ottima respinta di Trapani. Al termine dei 3 minuti di recupero, le due squadre vanno a riposo sullo 0-0. La ripresa inizia nel peggiore dei modi per la Nocerina, che va subito sotto. Al 47esimo, il neo entrato Pipolo crossa al centro per Maione, che di testa anticipa tutti e trafigge Russo. La Nocerina accusa il colpo e al 55esimo rischia anche il secondo gol. Il solito Maione si ritrova di nuovo davanti a Russo, ma stavolta il portiere ospite evita il peggio con un intervento a mano aperta. Al minuto numero 65 è Mancino a suonare la carica per i Molossi, con un sinistro violento respinto in angolo da un altro grande intervento di Trapani. 4 minuti dopo, invece, la colossale occasione capita a Nicola Talamo, che in piena area di rigore calcia tra le braccia del portiere. Al 73esimo, il Lavello risponde presente con una conclusione dalla lunga distanza di Puntoriere, che sfiora l'incrocio dei pali. 10 minuti dopo, Russo è costretto agli straordinari su un tiro al volo di Giovanni Romano, che per poco non fa venire giù lo stadio lorusso. Il finale di gara dovrebbe vedere la Nocerina gettarsi a capofitto alla ricerca del pareggio, ma non ci sono né gambe, né testa, né cuore. Il triplice fischio dell'arbitro sancisce così una vittoria pesantissima per il Lavello e l'ennesimo crollo della Nocerina, nuovamente risucchiata nella lotta per non retrocedere.